Ospita alla postilla il maestro Vessicchio, sua ultima fatica letteraria con un titolo molto originale. Allora, ce ne vuol parlare? Sì, sì, la cosa bella, le ultime prima, nel senso che è il primo libro che ho scritto e quindi è l'ultimo allo stesso tempo, quindi è bellissimo, primo e ultimo. Il libro si chiama La musica fa crescere i pomodori ed è uscito lo scorso anno. È il secondo anno che mi ritrovo a rispondere a richieste di partecipazione a presentazioni del libro, perché il libro continua in qualche modo a fare il suo lavoro, quello di quasi autoriprodursi, no? E diffondersi. Ed è bello perché proprio lo scorso anno qui a Nardò, cioè qui diciamo nel Salento, vicino Galatone dove mi trovo ora, a Nardò, una serie di contatti mi hanno portato ulteriormente a sviluppare queste ricerche, che sono partite assolutamente così, domestiche, per poi approdare con l'aiuto di alcuni universitari a esami di laboratorio, e mi fa piacere tornare qui, perché è come se questo luogo avesse un po' fosse il luogo di origine di tutta questa vicenda, e il Salento, e quindi i pomodori nel Salento, e i pomodori mi hanno sempre portato bene. Una terra, il Salento, che abbraccia l'arte, abbraccia il libro, non solo enogastronomia, non solo paesaggio, non solo natura, non solo mare, ma anche e soprattutto cultura. Mi fa piacere questo, mi fa tantissimo piacere, perché credo che sia l'unico modo reale per ripartire in una ricostruzione sana del tessuto del paese. Qualcuno disse che di cultura non si sarebbe mangiato. Io mi nutro di cultura e se devo rinunciare a qualche suppellettile lo faccio molto volentieri per il piacere del confronto su argomenti che possono solo arricchire lo spirito, e secondo me una volta che lo spirito è ricco anche le idee vengono, e magari ne guadagnano pure quelli che fanno mercato intorno a queste cose. La ringraziamo, maestro. Grazie a voi.